Sono anche un po' costretto perché avrei sperato che magari che quando un millantatore seriale racconta favole, un buon giornalismo facesse quello che si dice con termine anglosassone, il fact-checking, che non viene fatto. E quindi se ritrovo sulla stampa le parole messe allo stesso livello, con lo stesso spazio, addirittura con maggiore enfasi rispetto a quelle del sottoscritto che è andato a Roma a presiedere la conferenza delle regioni, a far approvare questo finanziamento dal governo attuale, a portare a Teramo 60 milioni tutti con una botta che credo che questa città non abbia visto per decenni, e allora mi corre l'obbligo di mettere qualche puntino sulle i, perché qualcuno rivendica di aver inventato la nuova sede dello zoo profilattico, di averla voluta lui, fatta lui, finanziata lui, trovato i fondi lui, anche quando stava in vacanza a Roma. Allora bisogna ricordare un po' la storia e sono costretto a ricordarla anche a chi appunto non ha fatto bene il proprio mestiere. Questo intervento nasce alla fine degli anni 90 e i primi anni 2000, quando sia io che il mio predecessore facevamo un altro mestiere. Il primo accordo di programma per la costruzione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico a Teramo è del 2003, lo firma Giovanni Pace di Alleanza Nazionale, presidente della regione Abruzzo, in quel quinquennio. Dopo l'Istituto Zooprofilattico inizia la progettazione, fa un progetto forse troppo ambizioso che comprendeva l'intera sede, compresi gli uffici, e questo progetto finisce nel vuoto, nel senso che vanno deserte le gare e il finanziamento di un'opera così importante era fuori scala. Motivo per il quale per molti anni quel finanziamento e quell'accordo di programma non trova un seguito. Si arriva fino al 2017, quando dopo che l'Istituto Zooprofilattico ha ridimensionato il progetto, decidendo di portare qui solo un polo tecnico, l'allora presidente della regione, incapace di attingere ai fondi dello Stato, cioè dell'articolo 20 dell'edilizia sanitaria, che sono i fondi propri con i quali si deve finanziare un intervento simile, lo finanzia con una quota parte del Fondo Sviluppo e Coesione, che si sarebbe potuto utilizzare meglio e diversamente, ma questo lo ha fatto appunto per sostituire l'incapacità che la giunta di centrosinistra ha avuto nell'attingere all'articolo 20, cosa che si è manifestata anche di recente. Noi abbiamo poche settimane fa portato a casa 300 milioni dell'articolo 20 sull'edilizia sanitaria e oggi altri 57. Questo fa la differenza tra le chiacchiere, i millantatori di credito che raccontano storie che non esistono, gli spingimenti mai sentiti e mai visti. La verità è che dopo aver inaugurato questo cantiere con quel primo finanziamento, che peraltro era meno di un terzo delle necessità, che quindi ha dato la possibilità di fare solo un primo lotto, l'unica cosa che può rivendicare è questa. La richiesta al governo di finanziare l'intero importo per completare i lavori porta la firma mia e del direttore D'Alterio a marzo del 2022. Da 3 anni faccio il direttore dell'istituto. Di eventi importanti ne ho vissuti tanti, a cominciare per esempio dalla stabilizzazione di circa 70 precari dell'istituto, passando per quando siamo andati sul Washington Post e tanto altro ancora. Questo credo che sia epocale, rimarrà storico per tutta la storia dell'istituto, perché oggi riusciamo a colmare quel gap strutturale che con la sede attuale abbiamo. Ecco, oggi si dà la base per finire l'opera, perché questo che stiamo facendo, e ci ho tenuto a far vedere il cantiere, che il primo lotto è in via di costruzione, lo ultimeremo all'inizio dell'anno prossimo al massimo. Abbiamo, dicevo, una ingente economia per poter finire tutta l'opera. È un simbolo un po' di quello che, appunto, come diceva, è stato fatto, l'IZS che si allarga anche la ricerca. Certamente, il governo finanzia queste opere solo se sono strategiche, vuol dire che abbiamo una reputazione a livello nazionale e internazionale che merita attenzione, e ringrazio il Ministero, il Presidente della Regione che ci ha creduto e che ci ha fatto arrivare a questo livello. Previsione di completamento del secondo lotto?
Siamo a buon punto, nel senso che abbiamo già quasi il definitivo aggiornato. Fra 2 mesi, al massimo 3, avremo l'esecutivo verificato. Entro il 2023 andiamo in appalto, speriamo in 4-5 anni al massimo di avere l'opera completa.